Cioè, non ha molto senso. Oh vai. Ora mi prendo mezz'ora per vedere tutta la roba, Mal. Sì, anch'io ne ho una quantità assurda. Ma questi stivali della rapidità, ragazzi, non mi sembrano granché. Ma qui abbiamo. Allora, sentite, quelli che non mi piacciono li smantelliamo subito. Spada rara. Cioè, per 3 danni in più, boh, conviene. Secondo me no. Per 3 danni in più, ragazzi. È vero che ha due potenziamenti, però. Beh, teniamola per adesso. Cavolo, ma sono tutte con due potenziamenti. Allora, questa via. Questo via. Questa via. Questa via. Questo via. Questo via. Questo via. Un'armatura 28. Subito, ragazzi. 28 di difesa. Allora, quelle con 19, 21 le togliamo. Arco con 28. Cioè, questa però è rara. Anche questo. Quindi togliamo quella comune. Allora abbiamo. Che fa questo? Ma l'ho trovato il totem della cura. E anche quello dello scudo. Ma Quindi, dai! così lo possiamo combare. Io metto quello della cura, te quello dello scudo insieme e via. Io sono un po' indeciso con le armi. Un po' indeciso per le armi, per cosa? Io non c'avevo niente, c'avevo tutta merda. Infatti ho trovato solo una spada che è un pochino meglio, ma niente di che. Ma io mi sa che provo dal fabbro. Sì, anch'io sto andando dal fabbro. È l'unica cosa che mi viene in mente. Ah, costa di più adesso il fabbro. Sì, mi sa che in base al livello comincia a costare sempre di più. Vediamo un po'. Spacchettiamo, ragazzi. Stiamo spacchettando. Vediamo. Allora, abbiamo una spada con 27. Unica 31. Abbiamo
una sciabola con 31, ragazzi. Mi sa che è difficile da... Cioè, ci sono i pugnali doppi, però non mi fanno impazzire. Preferisco la sciabola. Io sono a posto. Quando vuoi, fai pure con calma, no? Non c'è furia. Guarda, sei diventato un maghetto! Eh sì, ho trovato quella unica che dà 31 di difesa. Peccato che non si possono passare gli oggetti. Quello è veramente un peccato. Che cavolo di sfortuna. Che è successo, Malle, che non ho capito? Che ho avuto una sfortuna del cavolo. Cioè? Cioè, cercavo delle armi fiche, invece... ma anch'io non ho trovato. Guarda, io che c'ho? Io c'ho una spada di livello 24 che fa solo danno. Non ha nessun buff, però c'ha tonante e sanguisuga. Almeno quelli. Però per il resto non c'ho niente. Ho droppato però la balestra unica. Quella sì. Quella sì. Cavolo. Succede mal, che succede mal, che succede mal? Non, dimmi tutto, dimmi tutto. Non mi fanno impazzire le abilità che... Cioè, sì, però... Sì, ma no. Esatto, bravo, bravo. Vedo che hai capito. Sì, ma no. Sì, ti capisco. Cioè, ci sono, ma... Ok, ci sono, Turbo. Ci sono. Vai. Andiamo a fare una mission? Vai. Paludi. E la facciamo a difficile, ovviamente. Eh? È ovvio. Ci stai? Certo. Vai. Che domande. Perché esistono altri livelli di difficoltà? Non so, magari ti tiri indietro. Ma non sembra che esistano altri livelli di difficoltà. È vero. Muori, Turbo, muori. Ho visto, sa. No. Proviamo quest'arma. Oh, one shotato. Non è un po' troppo easy? Siamo a difficile. È che comunque stiamo droppando roba di livello alto giocando a difficile. Vabbè, ma non c'è la modalità difficile su questo gioco? Più avanti ci sarà. A trovarlo questo angoletto. Ok. Ora sei a posto, non sei più bagnato. Hai visto? No! Eh sì, vai di sotto lì. Non ci puoi andare nella palude. Ecco, non te lo cosa, puoi fare il bagno. Cosa significava il teschietto? Il teschietto voleva indicare proprio quello, Mal. Arrivo. No, non c'è niente. E questo è l'inizio.
Ok, avanti. Ma te c'hai un'aura rossa intorno. Sì, perché sono figo. Essere figo. Come? Essere figo dall'aura. Ah, ok, 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 ok. Quindi quando raggiungi un tot di follow ti sblocca quella lì. Okay. Esatto, l'aura del figo. Capito. No, in verità quell'aura praticamente brucia tutti quelli che mi si avvicinano. Beh, buona, cazzo. Oh, cura, il totem. Cura 2 HP alla volta, ma comunque... Beh, meglio di niente. No, no, infatti, anzi. C'è una melina qua giù. Allora, quelli là che lanciano le pozze puzzolenti... Mm. Si curano anche, e dopo che si sono curati esplodono. Ah. Non lo so perché. Ci ho fatto caso. Non mi chiedere il perché, però. Sono i creep evoluti. Ma credo che la barriera blocchi anche il lancio. Ma vedi, ma loro non possono entrare, sì, nella barriera. Ah. Ho messo il totem, della cura. Mi diceva solo per il... Per i proiettili. Ah. Vai, turbo, vai. Ah! Madonna, che rimbalzino brutto che ha preso. Maledetto. Questi si dividono. Ok. Che cosa no, so? No, poi il totem ha un cooldown ridicolo. Sì? Lo posso testare spessissimo. Non è che hai l'abilità quella che ti riduce il cooldown? No, non mi sembra. Via di lì. Il totem. Ah, così siamo Gucci, come dicono i giovani. Doppio totem, scudo e vita, tanta roba. Guarda com'è lenta sta spada, però. Sì, anche la mia non mi fa impazzire. Mi ero abituato ai falcetti e mo' un casino. Non so se hai visto il salto brutto che ho fatto. No, però ho sentito che sei morto. Ah, mi dicono che le streghe non esplodono, ero stato io a farle esplodere. A me è sembrato che era esplosa la strega, però... Ah, qua dopo. Qui sotto ci sono due calderoni. Arrivo. Questo livello mi ricorda Medieval. Ok, dobbiamo trovare il calderone adesso. Che sta sopra. Yes. Ah, ma non è che è quella porta che si è aperta? Mi sa di sì, vero? Sì, si è aperta la porta. Ok. Ah, puoi darmi un secondo? Certo che posso. Perché quest'arma mi fa veramente schifo. Vai tranquillo. Mamma mia, è proprio... Cioè... Ha due potenziamenti, ma... Boh.
Ops. Ah, ti ho detto che cavolo sta a fare. Ops. Anzi, voglio vedere un attimo, aspetta. Voglio vedere quanto c'hai cooldown. 3. Ciao Bibo, buon pomeriggio, ben arrivato. Come la va? Tutto bene? Mi sa che è tipo una trentina di secondi di cooldown. Balner, prossime live a cosa si gioca? Meniter l'abbiamo finito. Unleashed lo facciamo così ogni tanto quando capita. E Minecraft Dungeon mi ci farò sicuramente qualche altra partita. Di sicuro. Che lo trovo molto molto carino in co-op. Da solo non lo so. Se mi ricordo sì, Jäger. Guarda, non ti preoccupare, prima o poi le accetto tutte. A volte ci metto un po' di tempo prima di accettare le richieste. Però prima o poi le accetto tutte. Sì, scusa Turbo, stavo recuperando un po'. Vai tranquillo, ci mancherebbe. Mamma mia, guarda come falcio. Il falcione ne sa più che altro perché ti tiene un pochino più a distanza. Mi piace il falcione, mi piace. Beh, diciamo che la velocità d'attacco è come quella della spada, solo che c'hai più range. Ma io ho visto che tu hai trovato quella cavolo di spadona a due mani, era fighissima. Ma poi era rimasta di livello troppo basso per portarsela ancora avanti. Che è successo? Enderman. Metto questo. Ma che cavolo è? È qui, da me. Mamma mia! Lo spacchiamo. Ho messo il totem della cura. Voilà. Abbiamo devastato. Mi sa che... Lo sai che ho trovato un altro... È quello della rigenerazione, quello che hai? Sì, rigenerazione vita. Ne ho trovato uno anch'io. Se facciamo il doppio... Proviamo, vediamo se stacca. Secondo me sì. Guarda, rimani qua, vado a prendere due danni. Vediamo, pronto? Vai. Sì, stacca a cannone. Perfetto. E che le frecce incendiarie... Anzi, per assurdo potresti levarti, che ne so, la faretra o un'altra roba e fare scudo e cura. Io faccio la cura, così abbiamo sia doppia cura e scudo. Cioè, ciao. Dai, mi sono tolto la faretra, dai. Vedi se puoi levare qualcosa, se no questi cazzi, eh? Eccomi. Attento. Attento. Ragazzi, Turbo con il TNT è pericolosissimo. Pericolosissimo, infatti. Non gli mettete in mano il TNT a Turbo. Mamma mia. Ma l'hai sentita? La rana? Ali one shot. Sì, a questi qui, agli zombetti, li facciamo parecchio male, eh.
Ma dove? Ma che strada stupida. Ah, ok. Ok, per esempio questa di ambientazione mi piace tanto. A me ricorda molto Medieval. La prima mappa. Che cos'era quel suono? Non ho idea, mi si è illuminato il PG. Ah, perché mi entra quando entra il colpo fulgore. Ah, qua c'è una cosa. No, non si possono rompere quelle lì. Ci avevo già provato ieri. Arrivo. Guarda che bastardi. Vedi, no, vedi che è esploso. Dici che sono stato io. Io non ne sono sicuro. Secondo me esplode di suo. Non lo so, non stavo. Non stavo attento. Lo so, Viven, è colpa di Turbo. Anche io adesso voglio di lasagna. Certo che è colpa mia. Andate a prendere le lasagne, su. Ma come? Dai, ti aspetto. Ma dove le prendo le lasagne? Oh, ma Just Eat, ci sarà una rosticceria o qualcuno? Ma no, la lasagna è bella fatta a casa. Quello è vero. Allora, Viven, dai, vai a fare le lasagne. Tanto ci vuole poco, no? Sono semplici da fare. Aspetta che qui sotto c'è un angoletto. Ora mi manda a fanculo, Viven. Oh, hai trovato un oggetto, dov'era? Era qui. Ah, ok, allora era qui. Uno di quei drop. Deve l'appa. Ho trovato un arco che fa 35 di danno. Io fa 41. Ah, ce l'ho più lungo io. Ma... ok, scusa. No, non sei scusato. Eccomi. Corri. Prendi fuoco. Dove? No. Quindi aspetta. Resta là. No, vai giù. Guarda se si ingrossa. Occhiolino. mamma mia. Che cappellone. Visto come diventa grande. Grandissimo. Mi si è drizzata la cresta dopo che l'ho visto, guarda. Da quel bastardo. Ok. Arrivo. Un po' tranquilla. Rispetto ai dungeon, comunque le missioni sono, almeno per quello che mi sembra, estremamente più semplici. Nonostante siamo a livello difficile. Scusami un secondo. Rieccomi, scusa, mi stavo parlando di lasagne. Ma figurati. No, non è vero. L'ho preso io.
Meno male. Ma che cavolo? Arriva dall'altra parte. Quante frecce hai? 127. Ora sì. Vabbè, dai, per tutte le melline che ti ho rubato prima. Oh, massacro! Totem, totem! Io l'ho messo. Io ho finito le frecce. Ah sì? Sì. Arrivo. Occhio al creep. Vabbè, comunque, cioè, li stiamo proprio ciancicando. Sì. Cioè, mi piace il range del della falce, qui del falcione, però è lento. Sì, sono armi lente. Ma guarda, anche la spada è uguale, eh? Non è velocissima, anzi, tutt'altro. Ma secondo te qua, cioè, passando... No, forse no. Secondo me ci rippiamo e basta. Ah no, è proprio... Questo è molto lineare, cioè poi possiamo andare solo dritti, non c'è... Sì, non sono intrigati come i dungeon, le missioni. Ah no, non avevo 5... Vabbè, sono un coglione, mal. Che è successo? Non avevo 5 frecce. E che avevo attivato la faretra. E quindi quando attivi la faretra ti conta solo quelle che puoi usare, capito? Allora ce n'ho 200. Ah, beh. Di qua c'è roba. C'è roba, frate. È roba buona. Oh, il re della montagna. Come hai fatto? Sono glitchato, no! Non lo so. Addio. No. Oh. No, qua si passa. Qua si va turbo. Qua si va. Lì ci passiamo. Aspetta, puliamo. No. No. È morto? Muro. Ah no. Oddio, è glitchatissimo, non c'è andare, praticamente è guarda, è un muro invisibile, guarda. È una trappola. E puoi praticamente superarli solo rotolando, ma finisci in un altro muro invisibile. Ok, evitiamo. Oh, ci tirano le puzze. E... cavolo. C'è una cesta qui sotto? Arrivo. Dove? Di qua. Qua dentro, sì. No. Qui. Oh. No, niente. Ero convintissimo di aver trovato qualche cosa. Sembrava. Da attivare. C'ho un attimo la lasagna che mi sta facendo effetto alien. Quasi, aspetta. Come? Ma... Cosa? Eh? No!
Molto male. E te mi fai passare in quei posti tricky. Minecraft parkour. Di là abbiamo visto. Ma quello da dove è arrivato? Ma che fa? Guarda questo. Dove? Di qua? No, qui è chiuso. Di sopra e poi mi sa che scendiamo. Oh, c'è quello grosso. Vado. Vai. Asada! Arrivo. Che sta? Non so come. Come? Oh no! Bastava andare di qua. Bastava fare un passettino. Non devi fare niente. Ok. Oh. Ah, oddio, c'è il bastardo. Oh, che male. Oh, oh Cristo. Mi si era buggato il personaggio. Continuava ad attaccare. Morirò, morirò. Grazie. Morirò. Mamma mia, non ho vita. Vieni qua, vieni qua, vieni di qua. Arrivo. E qui ti ripari dai colpi. Messo anch'io. Praticamente Madonna. Mi si era incastrato il personaggio. Continuava solo a spammare attacchi. Non mi faceva fare nient'altro. No, io sinceramente sono stato greedy perché abbiamo messo le cure sotto. Quindi ho detto, vabbè, vado tranquillo e lo picca a cannone. Visto la vita di buono andare giù subito. Ah, ma fanno un male assurdo. Fanno veramente un male assurdo. Ma soprattutto quel fuoco che si mette di lato è la morte. Non morire. Ci provo, ma non lo decido io. Arrivano, ecco le cure. Ok, vado turbo. Arrivo. Non ti avvicinare a quel fuoco che è sciotto. Ah! Via, 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 via. Buttaglielo, no! Ok. Mi sono salvato. Messo le cure. Messo anch'io. Ok, questo boss ha questo livello di difficoltà interessante. Sì, è pericoloso. Poi che botte che tirano pure i mobettini però, eh. Cure. Cure. Ci fogliamo e lo lasciamo. Va bene. Oh! No! Sono andato giù! Guarda, sei morto nel peggior posto! Curati! Vai, vai, ce la fai! Bravo! Muoio! Sono morto anch'io! Ah! No, devi levarti un po' di mob, se non ce la fai. Arrivo.
Arrivo, arrivo, ce la faccio, 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 ce la faccio. Guarda come sciottano. Devo andare qua dietro, devo andare qua dietro. Sì, 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 sì. Ah, ho messo le cure. Dio santissimo, che male che fa. Cure. Guarda te, poi quando ti colpiscono in 3-4. No, no, ti sciolgono. Vado, aspetta. Preso. Bravo. Cioè, ancora non è morto. Ma che? Cioè, guardate il danno che fa, ragazzi. Cioè, assurdo. Dai, 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 andato, andato, andato. Guarda quanto ero rimasto. Let's go. GG. GG, troppo forti. Anche a livello super ultra difficile, mega teschio, siamo riusciti a vincere. GG. Obiettivo sbloccato. So se aumenti la difficoltà di parecchio, diventa una bella sfida. Come hai potuto vedere. Vero. E niente, ogni volta che usciamo da questo si bugga la partita. Sto riavviando la partita. Vai tranquillo. Bello che c'è il cooldown anche su la giorna per trovare le partite. Ah, c'è pure lì il cooldown. Allora,